Ciao a tutti, oggi parliamo della mia, fra virgolette, ricetta per fare il cemento per manufatti. Ok? Ora l'ho provata già con qualche cosa, ho visto che viene bene, quindi ne posso condividere con voi la, diciamo, la ricetta, ma è una cosa semplicissima, insomma, nemmeno originale, oltretutto, penso, no? Come si fa a creare il cemento di successo? Ci vuole nulla, ci vuole nulla. Bene, la ricetta è molto semplice. Io utilizzo questo bicchiere, ma va bene perché l'importante è una parte, quindi va bene così. Allora, un bicchiere barra una parte di cemento Portland 425, 3 parti di sabbia, magari se dovete fare cose piccole, setacciatela prima, e poi una parte, ma da vedere secondo le condizioni del tempo, di acqua. Procediamo. Cominciamo con il cemento Portland, che è la cosa più semplice. Prendiamo una parte, quindi bicchiere colmo. Io sto facendo una cosa sbagliata, non sto usando i guanti, vabbè. Ok, passiamo alla sabbia, che nel mio caso non setaccerò per semplicità. Ecco, la sabbia siamo stretti, eh? Uno, due, e la sabbia è finita. Tre. Poi sgranelliamo i grumi, mischiamo il cemento con la sabbia, nel frattempo sgranelliamo anche i grumi del cemento, facciamo la miscela, importante sgranellare. Ripeto, sarebbe bene adesso per fretta non ho messo i guanti, perché quando si riprende poi si è sempre nervosi, c'è il nervosismo della ripresa, anche poi delle cose che in fin dei conti sono nuove, quindi c'è anche il nervosismo di quella. Continuiamo. Calma, in effetti non bisogna avere fretta in queste cose perché poi la fretta è sempre portatrice di guai. Già c'è l'agitazione. Vedete, questi sono tutti i grumi di cemento che devono essere sgranati perché sennò poi creeranno delle disomogeneità nella colata. Poi infatti, se fosse, che ne so, una colata di una casa, voglio dire, avrebbe meno rilevanza, ma qui stiamo parlando di manufatti piccoli, quindi è bene che l'impurità, l'incertezza, insomma, siano ridotte al minimo possibile. Questa fase più mischiamo meglio è, perché almeno il cemento si amalgama con la sabbia, così quando andremo ad aggiungere l'acqua la miscela sarà sicuramente più pronta ed omogenea, perché sennò puoi farlo con l'acqua. Vedete, io ho una concolina piccola, nei prossimi video ne troverete una più grossa, perché questa adesso, questa ho riciclato, ma adesso mi devo comprare un recipiente più grande e più opportuno. Nel frattempo un po' di roba va fuori. Bene, questa la riportiamo dentro. A sto giro ho usato anche questa cosa qua per non sporcare, perché sennò sporco sempre il piano di lavoro, che io ci faccio di tutto, dall'elettronica, eccola qua, poi vedete, non è che devo andare tanto lontano. Bene, ora a questo punto
è il momento dell'acqua, anche di acqua una parte, con delle aggiunte, perché possiamo anche aggiungere poi, diciamo che cominciamo a fare un buchetto in mezzo, un po' come quando si fa la pasta, no? Alla fin fine è uguale, cioè sempre una ricetta pure questa. Quindi ecco il parallelo tra bricolage e cucina, io per me è la stessa cosa. E qui pure dobbiamo mischiare bene, perderci tempo a mischiare bene, deve essere omogenea. Più è omogenea, più è lavorata bene e meglio sarà il prodotto finale. Quindi fretta, meglio di no. Vediamo che c'è bisogno di aggiungere un po' d'acqua ancora, però bisogna, ecco, andareci piano pure con l'acqua, non deve essere mai troppo, anche se deve essere liquida, perché deve andare dentro uno stampo, si deve adattare bene. Girare, che la parte in basso per quella lì che si addensa. Dovrò comprare una bacinella più grande sicuramente, magari quelle di gomma della che si usano proprio per fare lo stucco. Allora è abbastanza passiamo dalla visione superiore, va? Questo sarà un video un po' lunghetto, ma purtroppo non ne posso fare a meno perché non me la sento di tagliare questa fase. Sempre andare a raschiare il fondo dove si è addensata parte della miscela in secco, la mischiare. Questa oggi ha veramente una buona miscela, Bene, adesso passiamo alla fase della colata. Ora per la colata prendo come protagonista il soggetto di un altro video che uscirà praticamente in parallelo a questo, che è questa ulteriore base per lampada. Bene. E qui dobbiamo e adesso utilizzerò questo per
Ora qui è importante che deve rimanere in piano per tutta la fase di tiraggio. Adesso utilizzo l'invenzione di mio fratello, il cucchiaino bucato. Sì, è un'invenzione sua in realtà. Che spingerla per esempio a ridosso qui della questa parte più delicata dello stampo. E adesso noi ci usiamo un cucchiaio di oro. Scoperto che questa dose che ho utilizzato praticamente è quella giusta per questo tipo di stampo. Fenomenale. Forse quasi l'ho finita praticamente. Poi piano piano ci sarà l'acqua che emergerà. Ecco qua, la colata è finita. Adesso bisogna aspettare che tira bene, magari devo fare anche questo lavoro per togliere il superfluo, e per questo è importante questo vassoio che ho sotto, perché sennò poi andremo a sporcare. Meglio usare questo, è più preciso questo metro di Adesso la colata si può dire terminata. Ora bisogna aspettare il tiraggio un po' di giorni, senza fretta veramente, anche una settimana, non ho fretta. Dopodiché passeranno altri giorni in immersione in acqua di stagionatura. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e anche mettete anche qualche like ogni tanto. Grazie e arrivederci. Iscrivetevi al canale.